La Commissione Patrimonio e Personale, presieduta da Vincenzo Varriale, si è riunita con l'assessore Bernardino Tuccillo, il direttore generale del Comune Silvana Riccio e il capo di gabinetto Attilio Auricchio per fare il punto sulla riforma della macchina comunale alla quale la Giunta, nonostante i tagli del Governo, sta lavorando per realizzare il contenimento dei costi e l'aumento della produttività. L'assessore Tuccillo, ricostruendo le tappe finora affrontate dall'amministrazione, ha ricordato che nonostante la congiuntura economica abbia tolto alle casse comunali oltre 220 milioni di euro, il primo lavoro che l'amministrazione si è trovata a svolgere è stato quello di affrontare le criticità relative all'organizzazione dei servizi, a cominciare dal rinnovo e dalla revoca dei contratti dei dirigenti esterni. Per il capo di gabinetto Attilio Auricchio, la razionalizzazione della logistica, la ridefinizione delle competenze e la modernizzazione attraverso la comunicazione e la tecnologia sono fattori essenziali per la riorganizzazione da attuare. Un diritto dovere quello di cambiare e migliorare anche nelle parole del neo direttore generale Silvana Riccio, la quale ha sottolineato come non bisogna criminalizzare i singoli dipendenti, ma piuttosto riorganizzare in tempi rapidi la macchina amministrativa a partire dalle funzioni del comune stesso.